Allora, noi volevamo raccontare cosa succede in una città che abbiamo visitato noi oggi, nel nostro mondo dei sogni. Durante Scraps. Durante Scraps. Allora, nella lontana terra del Canada sorgeva la piccola città di Andruta. Era una città molto ammirabile per la presenza di cittadini molto strani. Esatto. All'entrata della città i visitatori venivano accolti da Sir Messia Araldo e da un uomo che di lavoro prediceva, si dice così, il futuro, il divino Johnny. Allora, la città era composta da vari palazzi e negozi, e al centro sorgevano i due castellazzi, dove all'interno viveva i reali, famiglia di nobili, abili atleti nel salto degli ostacoli, diventati potenti dopo essere stati battezzati con la panna. Un giorno il re inciampò in uno scalino e atterrando fortunatamente in un mucchio di fogliazza, riportandoli al basso livello in cui erano risaliti loro qualche anno prima. Oltre a loro c'erano vari cittadini, ad esempio gli elettricisti più fedeli nei confronti dei loro clienti e famosi per i loro gesti di autolesionismo. Il parrucchiere Cristian Mani di Forbici, abile con l'uso della schiuma da barba, aveva il suo cliente di fiducia, Re Battaglio Storto. Poi c'erano i più famosi gastroenterologi del paese, i fratelli Brioschi, abili nell'uso delle fiammiscienza. Poi i più famosi pizzaioli noti per la loro pizza da favola, gli Zigliani, il grande pirata informatico Scotto Tastiera Veloce, l'idraulico più efficiente del paese Micher Muscolo, il cantante Omar Vocerauca, e come tutte le città che si rispettano c'erano anche dei fidanzati. In particolare c'era la coppia di riposo, formata da Stefano Ginocchio Monco e Chiara Camilla Debole. Vabbè, di fuori della città c'era un allevamento di pollame condotto da Ilaria Polla Lucchetti e Giorgio Pollo Tirazzoni. Non mancava il ladro Gaglio, peli porco, arrestato recentemente dai commissari Emanuele e Benedetta, specializzati in reati. E il loro fidato poliziotto Manello con il manganello. Per aver rubato a Michele senza borsa la sua unica fortuna. La valigia. La valigia. Rosa. Grazie. Prego. Quasi dimenticavo la coppia Chewing Gun, Big Babbo e Camilla e Dividend Gianni. Però ad Andruta non mancava il tempo per fare gossip nella palestra Serena, dove le ragazze, Vassallo e molte altre, tutte le ragazze con la camera, insomma. Non sapevamo dove metterle. Non sapevamo che scrivere sulla tastiera, insomma. Andavano a tenersi in forma, anche se non tutti ci facevano. E si facevano le classifiche. Il macellaio di fiducia del paese era Bismar, detto Etto Facile. Poi naturalmente c'era Natasha, la... Vabbè. Per il lavoro più famoso e più vecchio del mondo, grazie Roberta. Grazie per averci ascoltato in questa magnifica serata. Grazie. Inizio alle 9 del mattino e finita 10 minuti fa. Vabbè, grande caster. Viva il pino. Viva il pino! Sì.